A Milano, presso l'ospedale Sacco, è in corso un convegno internazionale incentrato sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, quindi colite ulcerosa e malattia di Crohn. In questa occasione parliamo con il dottor Barabino del rischio di sviluppare un tumore in un bambino che soffre di queste patologie. Dottor Barabino, quanto è frequente la comparsa di un tumore in un bambino che soffre di una malattia infiammatoria cronica dell'intestino? Direi che l'incidenza del cancro nei bambini con IBD è molto molto bassa e io penso che non sia un problema per il pediatra gastroenterologo. Molto raramente il pediatra gastroenterologo si troverà di fronte a un cancro seguendo bambini per lungo tempo con IBD. Nel nostro centro, in 22 anni, avendo seguito circa 350 bambini con IBD, non abbiamo mai avuto lo sviluppo di una neoplasia. Dottore, esistono delle condizioni particolari che aumentano il rischio? Sicuramente sì, una malattia particolarmente aggressiva ed estesa, parlo della colite ulcerosa o del Crohn, particolarmente aggressivo ed esteso, oppure con presenza di polipi, con la presenza di stenosi, la presenza di una familiarità per cancro colorettale. L'associazione con una malattia epatica che si chiama colangite sclerosante primitiva e una lunga durata della malattia sicuramente sono tutte condizioni che possono predisporre allo sviluppo del cancro colorettale. A che cosa è correlato il rischio di sviluppare un tumore in un paziente che soffre di una malattia infiammatoria cronica dell'intestino? Cioè, i rischi sono fondamentalmente correlati alla malattia in se stessa, cioè sembra che i pazienti con malattie infiammatorie croniche siano più esposti a rischio, rispetto alla popolazione, a rischio di cancro rispetto alla popolazione generale. L'altro rischio è correlato all'uso di farmaci immunosoppressori in queste malattie, come le tiopurine e i biologici. E ultimo ma non ultimo, nel bambino bisogna tenere ben presente anche l'esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico.